mare blu, limpido, e il mare di Ustica, caratterizzato dalla varietà dei fondali e dall'abbondanza delle specie che li abitano. Alcune volte questo mare decide di stupire ed offrire uno spettacolo che lascia senza fiato. Ma c'è un altro tesoro custodito nei suoi fondali. Sono le sue grotte. Oggi ne visiteremo due, diversissime tra loro, ma entrambe affascinanti. La prima è la grotta di Totò, così chiamata dall'uomo che la scoprì non molto tempo fa. L'ingresso, posto circa 12 metri, è stretto e sinuoso e fa immediatamente perdere contatto con la luce esterna. Ma illuminata dai nostri fari, la grotta ci svela i suoi tesori. Una enorme stalagmite si erge dal fondo e ci indica che un tempo questa grotta era emersa. Proseguiamo lungo lo stretto cunicolo e stiamo molto attenti a non sollevare il sedimento dal fondo, perché potrebbe pregiudicare la visibilità. L'andamento del fondale ci porta a risalire ed emergiamo in una campana d'aria. La volta appare ricca di stalattiti e queste si mischiano con le radici delle piante che vegetano nella parte esterna della grotta. Proseguiamo la nostra esplorazione e raggiungiamo quella che è la camera più grande della grotta di Totò. Questi colori e queste atmosfere sono certamente indimenticabili, ma è giunta l'ora di tornare indietro e ripercorrere il cunicolo che ci porterà verso l'uscita della grotta. Forse la più conosciuta e frequentata di Ustica, è la Grotta dei Gamberi. Il suo ingresso è costituito da un'ampia apertura, posta sui 42 metri di profondità, e si caratterizza per la presenza di alcune pinne nobilis. Fino agli anni 80 la grotta era veramente piena di gamberi,
bastava nuotare lentamente tra di essi per provocare delle scenografie spettacolari. Oggi la loro quantità si è notevolmente ridotta e li possiamo ammirare mentre nuotano negli anfratti o attaccati alle pareti laterali.